Se segui Impact Girl da un po' di tempo e ancora di più se sei parte della membership di Pizza Academy, sai che sono da sempre una paladina della lista di iscritti. In un business digitale, ancora oggi, e lo sarà per ancora parecchio tempo, la lista di iscritti resta il tuo assetto più importante, quello che rende la tua attività più solida e longeva. Ma la lista è fatta di persone e con queste persone devi comunicare. Comunicare cosa? La tua mission? Il tuo valore, degli spunti pratici, devi fare in modo che tutto quello che condividi sia funzionale alle loro esigenze e ai loro desideri. Cosa non semplicissima, anche perché le informazioni su come creare un funnel di email e una lista di iscritti ci sono, ma sono spesso incomplete e molto confuse, a meno che tu non sia naturalmente dentro la membership di Pizza Academy. Ma niente paura, perché oggi cerchiamo di fare un po' di chiarezza e soprattutto semplifichiamo tutto il semplificabile andando ad individuare tre tipologie di email che di fatto sono tutto quello che ti serve saper scrivere. Una delle sfide quando scriviamo delle email per i nostri iscritti è: oddio, che cosa scrivo, che cosa ci metto dentro? Ecco, cerchiamo di rispondere a questa domanda in maniera tale da rendere tutto molto più semplice. Fico, no? Prima però il solito promemoria importantissimo. Se stai guardando questa puntata, questo video su YouTube, ricordati di attivare la campanellina dopo esserti iscritta al canale, così da ricevere una notifica direttamente su YouTube ogni volta che esce una nuova puntata di Impact Girl. Mentre se stai ascoltando questa puntata da Spreaker, iTunes, Spotify o la tua piattaforma podcast preferita, ricordati, se questa puntata ti sarà stata utile, di lasciarci alla fine una recensione a 5 stelle. Queste sono 10, ma insomma, se ce ne fossero 10, naturalmente ti inviterei a lasciarne 10. Vediamo allora quali sono le tre tipologie di email che di fatto vanno a comporre qualunque funnel di qualunque dimensione, perché poi si ripetono. Davvero sono solo 3, non una di più. Di fatto te le dico tutte e tre subito, poi andiamo ad entrare nel dettaglio. La prima tipologia è quella delle email transazionali, la seconda tipologia è quella delle email di edu intrattenimento e la terza tipologia è quella delle email promozionali. Queste sono le uniche tre email che continueranno ad alternarsi nel tuo funnel. L'email transazionale è un'email che segue automaticamente una certa azione di un visitatore che arriva al nostro sito web. Ad esempio, può essere un'email di benvenuto al corso con i dettagli di accesso dopo essersi iscritto ad un corso o ad aver acquistato un certo tipo di servizio. Oppure può essere un'email di benvenuto alle newsletter. Diciamo che ci sono altre tipologie di email transazionali, ma queste sono le più comuni e le prime di cui hai bisogno. Facciamo un esempio di email di benvenuto e vediamo che cosa deve esserci dentro a quest'email. Mi raccomando, prendi carta e penna e segnati questi aspetti, perché ne parlano davvero in pochi e ti permettono di semplificare moltissimo il tuo lavoro di stesura di ogni mail che va a comporre il tuo funnel. Il primo elemento di questa email è il benvenuto. Naturalmente diamo il benvenuto al nostro nuovo utente e gli comunichiamo quali sono i prossimi step per ottenere quello che desidera, quello per cui ha compiuto l'azione che ha compiuto. Quindi se ha acquistato un corso, quali sono i prossimi step per accedere? Se si è iscritto alle newsletter, quali sono i prossimi step per confermare l'iscrizione, se necessaria una conferma di iscrizione, e che cosa può aspettarsi. Quindi il secondo punto è che cosa può aspettarsi nelle prossime comunicazioni. Quindi io posso aver comprato un corso adesso o essermi iscritta alle newsletter oggi in attesa di ricevere determinati tipi di comunicazione, quindi dare una panoramica. Il terzo punto invece consiste nel invitare chi ha ricevuto l'email a salvare il tuo contatto nella rubrica della sua casella di posta elettronica, in maniera tale da evitare che le prossime comunicazioni possano finire in spam. Questo lo puoi proprio dire esplicitamente. 4. Dobbiamo parlare anche di un breve accenno a chi siamo, alla nostra storia e alla nostra mission. Non facciamola troppo lunga, semplicemente creiamo una sorta di ponte tra il luogo dove questo utente si trovava prima e quello dove si trova adesso. E sta entrando, diciamo così, nel nostro Biz Mondo, è importante ricordargli perché può fidarsi di noi e perché ha scelto noi. Il quinto punto invece è un dettaglio magari ripetuto se l'abbiamo già nominato all'inizio della nostra email, con accessi al corso oppure al freemium oppure
oppure a tutte le risorse utili da guardare subito. Se magari l'utente si è iscritto a una newsletter e noi vogliamo indirizzarlo verso delle puntate di un podcast, dei video, dei blog post che sono particolarmente importanti. E infine concludi l'email invitando ad iniziare una conversazione per conoscere meglio questo utente. Le risposte che riceverai a questa email saranno preziosissime per capire che linguaggio utilizza, quali sono le sue necessità, quali sono le sue sfide e quindi come tu puoi aiutarlo e continuare a coltivare questa relazione nel modo più efficace possibile. Quindi puoi semplicemente dire: rispondi a questa email e fammi sapere, ad esempio, qual è la tua sfida più grande nella digitalizzazione della tua attività. Questa potrebbe essere una domanda ipotetica quando ti iscrivi alle newsletter di Biz Academy. Poi abbiamo la seconda tipologia di email, che invece sono email di edu-intrattenimento, ossia email che forniscono informazioni di valore, quindi una, chiamiamola educazione per semplificare, in modo però leggero e informale, quindi in modo autentico in realtà, in modo quasi, in modo amichevole, come se davvero stessimo parlando con un amico. E infine abbiamo le email promozionali, il nome parla da solo, queste sono email che di solito invitano ad un acquisto. Queste sono sempre un po' complicate perché uno non sa mai che cosa dire, ha paura di chiedere, appunto soprattutto se vendere non è nelle nostre corde, possono risultare un po' ostiche. Ma cerchiamo di semplificare anche questa tipologia di email andando a capire quali elementi vanno inseriti in una sequenza, non necessariamente nella stessa email, ma in una sequenza di email che invitano all'acquisto. Di solito, insomma, per invitare ad un acquisto di qualcosa di nuovo o di una promozione ci vogliono almeno 3-4 email minimo, a volte anche di più, possono essere anche 7-10 mail distribuite in un arco temporale che va dai 5 ai 15 giorni circa, appunto a seconda del numero di email previste dalla nostra campagna. Ecco, adesso andiamo a vedere quali sono gli elementi da inserire in questa sequenza, ok? Sono almeno 6. Ecco, se ci sono questi, sei in una botte di ferro. Il primo è l'introduzione della soluzione, quindi dell'offerta, spiegando per chi è e per chi non è. Ad esempio, quando proponiamo Biz Academy, la membership di Biz Academy, sottolineiamo subito che se l'obiettivo è avere, diciamo così, una soluzione preconfezionata dove non devi muovere un dito perché così il digitale funziona per te dall'oggi al domani, la membership di Biz Academy non è un posto per te. Questo è molto importante perché fa subito capire anche quali sono i tuoi valori e qual è effettivamente la mission che sta dietro quello che proponi. Un altro elemento importante, il secondo, è il racconto anche attraverso una storia della trasformazione che ci si può aspettare dall'utilizzo o la messa in pratica della soluzione. Ecco, questo lo si può fare anche attraverso delle testimonianze, ad esempio. Una delle precedenti puntate di Impact Girl ha visto come protagonista Cinzia la bambolaia, che grazie alla membership di Biz Academy è riuscita a lasciare un lavoro fisso che la soddisfaceva ma non rappresentava quello che avrebbe voluto fare per potersi dedicare interamente alla sua attività digitale. Questo è un chiaro esempio di trasformazione attraverso una storia vera. Il terzo elemento che non può mancare alla tua sequenza di vendita è la condivisione, appunto, di testimonianze di chi l'ha già provato. Quindi se tu la trasformazione la racconti con parole tue senza fare riferimento a delle testimonianze, ecco, assicurati che le testimonianze si trovino da qualche parte nel corso della tua campagna. Poi dobbiamo inserire una email dedicata alla risposta alle domande più frequenti. Queste domande sono spesso anche le obiezioni più frequenti. Tendenzialmente ci sono 4 obiezioni molto molto frequenti che di fatto non mancano mai qualunque cosa tu venda o proponga, ma le vediamo in un'altra puntata di Impact Girl. Per il momento, quando ti arrivano delle domande attraverso i social, attraverso le tue newsletter, ricordati di salvarle in un documento che poi ti servirà nel momento in cui crei questa email dedicata alla risposta a quelle che sono le domande più frequenti. C'è un trucchetto, tra l'altro, per rispondere a queste domande più frequenti nel modo, diciamo così, più efficace, oltre che autentico del caso, ma appunto lo vediamo in una puntata dedicata. Vediamo invece un quinto elemento che non può mancare alla tua sequenza di email promozionale, che è un ultimatum, cioè un promemoria che non ci saranno poi per un bel periodo di tempo altre email che invierai su questa specifica offerta, quindi è importante che un'offerta sia a tempo in maniera tale che tu possa effettivamente trasmettere un senso di urgenza, di immediatezza
ok? Altrimenti, se io so che questa offerta vale per tutto l'anno, naturalmente decido di procrastinare e di non agire subito. E poi concludi questa sequenza di vendita, cosa che fanno in pochi, con del valore gratuito per chi non ha acquistato e semplicemente ha bisogno di più tempo per decidere. Quindi invitalo a dare un'occhiata a degli articoli precisi che possano in qualche modo aiutarlo a gettare le basi per poi sentirsi pronto ad acquistare. Oppure chiedi semplicemente che cosa ha portato la persona a non agire subito nonostante questa offerta così allettante, per capire come puoi aiutarla a prepararsi per poi essere pronto a fare il passo successivo. È davvero tutto qui. Sai che naturalmente se sei all'interno della membership di Biz Academy hai non solo delle specifiche molto più approfondite su questo, ma anche dei template già pronti all'uso che ti basta riadattare al tuo stile per le tue email. Altrimenti, ovvio, ti ci vorrà un po' più di tempo, però ricordati, queste tre tipologie di email sono le uniche che ti servono, e ricordando quali sono e che cosa è bene inserire in ognuna, sei già a cavallo. Questo è tutto per oggi. Se ti è stata utile, come spero, questa puntata, fammelo sapere nello spazio dedicato ai commenti sotto al video di YouTube oppure sotto l'articolo se stai guardando questo episodio dal sito biz-academy.it/podcast, oppure fai una storia su Instagram dove puoi taggare me e Impact Girl Tribe, l'account di Impact Girl su Instagram, oppure entrambe. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi, come sempre, ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.